perché avevamo tutte le risorse per poterlo riqualificare. Io capisco, come dice il Signore, poi che vi trattano proprio come dei bancomat solamente per pagare l'immondizia, i rifiuti, le tasse in generale. E siete veramente, io capisco che siete veramente arrabbiati, siete veramente arrabbiati. Capisco, io lo capisco. Ma poi no, ma io capisco. Lasci stare me, ma tutti questi hanno tutta la stessa età. È 20 anni che chiediamo una farmacia stagionale. Mai dato un cazzo. Avevamo la guardia medica che l'hanno tolto. Ma cosa stiamo parlando? Certo, certo, ma lo capisco. E ancora oggi non ci danno una farmacia, vi hanno detto la stessa farmacia che al Lido di Fermo, la stagionale, mettetecene una qui, ci sono tanti locali vuoti, l'hanno mai fatta? No, ma i signori qua, se non hanno qualcuno, hanno messo la Caritas. Lasci stare, possono mettere quello che vogliono, l'importante è che gli mettono anche la farmacia. Possono, è 20 anni che la stanno chiedendo. Questi signori qua, se non hanno qualcuno che li accompagna, non hanno i medicinali. Capisco. Chiudo solamente il ragionamento così magari entriamo nella discussione più generale. Così come diceva anche Renzo, come consiglieri di minoranza cercheremo di portare avanti tutte le vostre istanze, riporteremo in comune. Signori, io non so che effetto avremo, noi abbiamo una maggioranza schiacciante, abbiamo un populismo all'interno del nostro territorio che tifa la politica, non la segue. Qui state portando non delle emozioni, delle sensazioni, non è una questione di pancia, voi state portando delle economie che non vi rientrano, state portando delle esigenze vitali. Non è che state parlando di fare qualcosa di ludico, uno skate park. Voi state parlando di salute, state parlando di tasse, rifiuti, state parlando di cose concrete. Quindi per queste cose vi appoggeremo appieno, poi soprattutto denunciano degli abusivismi in questo territorio, sì, cosa che a me ha molto a cuore, questi. Quindi su questo vi garantisco la mia il mio pieno appoggio su questa questione. Quindi cercherò da subito, nei prossimi giorni, a muovermi per capire bene su questo aspetto quello che potremo fare. Restate comunque attivi, partecipi, prendete comunque parte a questo gruppo che magari possa ascoltarvi direttamente e cerchiamo di darvi una mano.